Taranto. Biologica, esperienza e competenza al servizio dell'ambiente. Salento Doc, per la crescita economica e sociale del Grande Salento. Cantine Due Palme, l'eccellenza dei vini del Salento. Geotech Ambiente, l'ecologia al servizio dell'ambiente. Presentano Open. Un saluto ai nostri telespettatori, benvenuti ad Open, li vedete inquadrati, sono i cittadini di Nardò numerosamente rappresentati, meritano di farsi un applauso reciprocamente, questo sarà... Questo potrebbe essere, ecco, è bello che l'abbiano fatto anche loro tre l'applauso ai loro concittadini, questo potrebbe essere l'unico applauso unanime, perché poi ognuno applaudirà il loro candidato sindaco. Li presentiamo, li avete visti già tutti e tre inquadrati nelle nostre immagini. Per il centrodestra Antonella Bruno, buonasera, benvenuta ad Open. Marcello Risi, candidato per Nardò per Risi, UDC, partecipa, Io Sud, Nardò Insieme, Sinistra e Libertà. Giancarlo De Pascalis, semplicemente Neretini, Partito Democratico, Piazza Pulita, Progetto Nardò e Noi per Nardò. Diamo subito la parola ai vostri concittadini, non quelli presenti in studio, quelli che abbiamo incontrato questa mattina a Nardò. Vediamo secondo loro quali sono le priorità per il vostro comune. Per i lavori, per i posti di lavori dei ragazzi. E non devo pensare per le loro tasche, ma soprattutto per chi ci abita, per noi come cittadini. Innanzitutto si deve pensare prima all'ospedale. A parte la strada, perché è impraticabile. E i rifiuti pure, soprattutto. Rifiuti, la prima cosa importante penso che sia il lavoro. E sui temi del centro storico e i rifiuti, perché siamo esasperati proprio. Prima cosa la spazzatura. I rifiuti, a maggior ragione, c'è stato un aumento del 30%. Sul caro rifiuti, che è stata proprio la cosa principale. Dare un po' di lavoro alle persone che hanno bisogno. Tutto promettono, poi quando arrivano non fate più niente. E quindi a me non interessa e sicuramente non andrò a votare. Della tutela del territorio. Noi paghiamo una tassa sui rifiuti a dir poco spaventosa. Poi per la squadra di calcio anche. Un po' di divertimento per i ragazzi, visto che non c'è divertimento. Quello sono le strade, sono un disastro a Nardò. Spazzatura, traffico, tasse e cose varie. Innanzitutto le strade. Aiutare l'italiano e non gli stranieri. Tanta gente che non sa come vive, come deve vivere. Se quanto gente c'è che piange, che non sa, non riarà alla fine del mese. Il lavoro non c'è, il lavoro è poco, molto poco, le strade bisogna sistemarle. I problemi, non lo so, ci sono troppe, secondo me, liste in questa coalizione. Già il fatto che le strade siano in certe condizioni dice tutto. Questo è un estratto dei problemi in Nardò, la carrellata su tutti i vostri santini, qua c'è anche qualche candidato, è a cura di un edicolante del vostro comune che ha raccolto tutti i santini, praticamente ne ha fatto questo collage che abbiamo voluto rappresentare con il canto del gallo. Vedete che i candidati sono tre, perché Ronzino, Alfredo Ronzino, il candidato del Movimento 5 Stelle, ha chiamato la nostra redazione pochi minuti prima dell'inizio della registrazione di questa puntata, che si registra alle 14.30, mentre va in onda alle 21.30, perché ha detto di essere estremamente stanco dopo la serata ieri sera con lo show comizio di Beppe Grillo in piazza, per cui per motivi legati proprio alla tenuta fisica, una campagna elettorale stressante, non può essere presente ai nostri studi e ci ha avvisato pochi minuti fa. Questo per darvi tutte le informazioni di servizio. Allora, cominciamo subito dalla politica, prima di passare ai temi ai temi delle emergenze dei vostri concittadini. Partiamo dal centro-sinistra. Ma chi è il candidato del centro-sinistra fra De Pascalis e Risi? Andiamo per adesso
in ordine alfabetico. Partiamo da De Pascalis, c'è il timer, un minuto, cercate di stare nel minuto che apparirà adesso sullo schermo. Ma sicuramente il candidato Risi, perché lui si autodefinisce il candidato del centro-sinistra. Noi non ci riteniamo tali perché, a mio parere, il centro-sinistra e il centro-destra a Nardò, come in Italia, a mio parere, non esiste più. Esistono delle coalizioni o dei cartelli elettorali in funzione delle elezioni con dei continui cambi di casacca che danno poco credibilità alla politica, e questo ha provocato anche la disaffezione nei confronti della politica, non soltanto nelle amministrative ma in tante tornate elettorali. Quindi lei non vive con nessun imbarazzo il fatto di avere, per esempio, allo stesso tempo UDC, Io Sud, vedevo anche le bandiere. No, ce l'ho io, ce l'ha Marcello. Secondo lei, dico, non deve vivere neanche lui con imbarazzo, perché i partiti non ci sono più, le coalizioni non ci sono ma più. Ma lui continua a sostenere che invece crede nei partiti e crede nel senso del partito. Io ritengo che probabilmente fa riferimento a una politica che non esiste più, perché a me sembra abbastanza strano intravedere che all'interno di ogni partito ritenuto tale c'è sempre la sottoscrizione del leader del partito stesso. Quindi fondamentalmente ritengo che... Un'ultima cosa, perché il tempo è scaduto. Il PD sta con lei? Sì, il PD sta con me. È d'accordo Risi su quest'ultima affermazione, che il PD sta con lui? La segretaria cittadina del PD, che è una che dovrebbe almeno essere considerata una fonte autorevole, quando le si fa questa domanda risponde: c'è il simbolo. Che non è una risposta data a caso, nel senso che diversi dirigenti del Partito Democratico sono candidati nella mia coalizione e sostengono la mia coalizione. Il Partito Democratico è diviso, a Nardò si è diviso. Una parte, io ritengo consistente, sostiene la mia candidatura, un'altra parte, quella vicina a Enzo Russo e quella vicina al senatore Tedesco, sostiene la candidatura dell'architetto De Pascalis. Credo che sia incontestabile. Allora, c'è già una richiesta di domanda dal pubblico. Lei sta con? Ecco, Partito Democratico. Io la sentirei subito, se la Bruno è d'accordo e mi dà un minuto di pazienza, anche per lei, insomma, il quadro politico è un po' più semplice. Mentre una sostenitrice del Partito Democratico, io la sentirei subito. Pochi secondi, però, per favore, siate velocissimi dal pubblico. Sì, credo... Posso? Prego. Credo che sia proprio semplicissimo come argomento, cioè nel senso che il Partito Democratico, il gruppo, l'intero partito, il simbolo sono tutti schierati con Giancarlo De Pascalis, e non mi è chiaro come che ancora si faccia questa distinzione. Esiste un unico partito ed è con Giancarlo De Pascalis. Io ne sono un esponente, candidata, consigliera uscente, nuovamente candidata. Bene. Per il Partito non faccio Democratico. Rispondere i candidati, faccio rispondere invece il pubblico. Chi vuole intervenire? La signora, prima le donne, mi scusi. Prego. Allora, a questo punto il candidato del PD sta smentendo il suo candidato sindaco, perché se dice che il PD sta la candidata del PD che ha parlato prima, dice. Esatto. Perché a questo punto, se Giancarlo dice che non si può, non si definisce, non si sente di definirsi di centrosinistra, a questo punto il PD mi pare che sia un partito di sinistra e quindi abbia una precisa collocazione politica. Questo come Bene, premessa. Basta, dovete essere brevissimi dal pubblico, vi prego. Antonella Bruno, allora, lei come vive il fatto del centrosinistra spaccato? Come un vantaggio o invece come un potenziale avversario in più, magari per il ballottaggio? Per me sicuramente come un vantaggio, ma diceva bene prima, la mia situazione è molto più semplice. Fortunatamente sin dall'inizio noi non abbiamo avuto questi problemi, la nostra coalizione, anche se con qualcuno in meno purtroppo, è l'unica coalizione coerente, coesa, che così è partita e così arriverà alla fine delle elezioni. Questo naturalmente ci permetterà anche di garantire ai cittadini un certo equilibrio, una certa stabilità di governo, perché avere diversi cartelli nella stessa coalizione io credo che sicuramente provocherà dei problemi dopo a livello di giunta e di governabilità. È auspicabile che Nardò non viva un secondo periodo vaglio, ma che finalmente abbia un governo affidabile. In questa maniera anche si potrà vincere giustamente la diffidenza che da parte dei cittadini c'è nei confronti degli amministratori. Grazie. Sentiamo un sostenitore della Bruno.
E poi facciamo replicare, c'era il signore che mi aveva chiesto la parola. Vi prego di essere brevissimi dal pubblico per lasciare molto spazio ai vostri candidati. Molto brevemente, confortare l'assunto della dottoressa Bruno, sì. Volevo ricordare al candidato sindaco De Pascalis che noi ci muoviamo ancora in una cornice costituzionale che prevede i partiti e le autonomie locali. Non possiamo uscire da quella cornice che è strutturale. Come facciamo ad uscire dalla cornice costituzionale? Se usciamo dalla cornice costituzionale... Grazie. Brevissimi dal pubblico. De Pascalis. Sì, allora, forse è chiaro che il PD è un partito di centrosinistra. La mia visione della politica in questo momento a Nardò è del tutto diversa. È molto critica nei confronti dei partiti che hanno tradito l'elettorato. Se oggi a Roma si decide, alcune persone decidono chi è il rappresentante di un territorio nel Parlamento italiano, significa che il partito come l'ha concepito un tempo, in cui si faceva scuola di partito, in cui si imparava a governare, ad amministrare e a fare opposizione, evidentemente non esiste più. E questa è la mia visione. Io credo che i filosofi, i teorici della politica dovrebbero fare grande studio di quello che oggi è diventato il centrodestra e il centrosinistra, visto che appunto è la gente, sono i cittadini che dicono che la politica sta facendo confusione. Io dico soltanto questo, che il mio gruppo, la mia coalizione è partito dalle civiche proprio in funzione del fatto della delusione che i partiti hanno dato, non del fatto che non ci debbano essere partiti costituzionalmente. Grazie. Risi. Sentiamo Risi, sentiamo Risi. Io rispetto il contributo delle liste civiche, però innanzitutto pensare di poter fare a meno dei partiti è una stravaganza che nel mondo nessuno di coloro che si occupano di politica si consente. La politica, i paesi si governano attraverso le competenze, le persone, le passioni che nascono dai partiti. Poi non è vero che in Italia non c'è un centro-sinistra e non c'è un centrodestra. In Italia c'è un centro-sinistra e c'è un centrodestra, basta chiederlo alle persone, sanno bene cos'è Berlusconi, sanno bene cos'è Bersani, sanno bene cos'è Vendola in Italia. C'è chiaramente un centrodestra e un centrosinistra. Poi a Nardò c'è qualcuno che vuol fare confusione. Io credo molto spesso c'è dietro coloro che alimentano la confusione ci sono anche ambizioni di potere particolari. Vuole essere più esplicito, c'è 5 secondi. Nel senso che molto spesso il ricorso a delle liste civiche serve per confondere le persone, non per chiarire il quadro della politica. La poi interrompo. Devo fare una precisazione, velocissimo, la prego. Sì, nel senso che la mia coalizione non è una coalizione del solo centrosinistra. Devo dirlo per sì. È una coalizione della Bene, quale grazie. Fanno parte Sentiamo SEL, lei Io Sud e UDC e 2C. Con chi sta lei? Io praticamente mi sono candidato, sto con la lista civica Partecipa. Dunque io sono un personaggio che tradizionalmente sono stato sempre con i partiti. Mi sono candidato con la lista civica Partecipa perché ritengo che il vero candidato sindaco del centro-sinistra è Marcello Risi. Io vorrei fare, se posso sottolineare una cosa, io questa è la mia... ho fatto tante di quelle campagne elettorali, tantissime. Velocissimo. Però voglio dire... mi sento veramente un uomo di partito e sostengo la candidatura di Marcello Ricci. Del Partito Democratico, naturalmente, Antonio Cavallo, non di un partito. Chi replica? Chi replica? Lei? Prego, no, lei ha già parlato, facciamo parlare un po' tutti, prego. Beh, direi che non segue il suo partito o il suo partito non ha voluto lui, visto che ad oggi è in una lista civica che non viene apprezzata dal suo candidato sindaco. Del centrodestra chi parla? Chi parla per il centrodestra? Prego. Salve, sono Giuseppe Zacane della Puglia Prima di Tutto. La domanda è all'avvocato Risi. Non è domanda. Interventi, se volete commentare questo dibattito che c'è su chi è del centro-sinistra e chi no. Di parte è un problema, voglio dire, loro. È un problema loro. Qualcuno vuole commentare questa situazione politica nel centrodestra? Frasca, prego. Frasca. Buonasera. Veramente faccio molta fatica a capire a capire l'amico Giancarlo De Pascalis, perché quando parla della coalizione che non è di centrosinistra, poi mi sento ascoltare il segretario nazionale Bersani dove dice che per queste elezioni per il Partito Democratico sarà un banco di prova. Allora la domanda che le faccio a Giancarlo De Pascalis non è momento ma di lei domande, sta col centrosinistra o no?
Vabbè, risponderà dopo a questa domanda. Bene, abbiamo sentito anche il pubblico, quest'ultima parte di Frasca non si è sentito, no. Cioè, Italia dei Valori sta anche con te, se vuole fare un flash brevissimo, veramente brevissimo. Allora, io ho un gruppo di civiche e alcuni partiti che mi sostengono, il problema di fondo, forse non è chiaro, i cittadini lo stanno comprendendo evidentemente. Fammi parlare, io non ti ho interrotto, preferisco tu mi faccia parlare. Qui si sta parlando di PDL, di UDC, di partiti che sono cartelli elettorali in cui ci sono fuoriusciti e voltagabbana che passano da una parte all'altra, quindi non ci prendiamo in giro, diciamo come stanno le cose. Qui c'è gente che passa da un partito all'altro come se fosse anche niente. Per te, visto che lei è stato candidato, le persone che stanno con me hanno condiviso... Le persone che stanno con me hanno condiviso fin dall'inizio il percorso, sono stati chiari con il loro elettorato, hanno detto, le persone che stanno con me hanno detto io sono di un partito, io ho un'idea e porto avanti un programma elettorale. Mi consenta di dire che io devo intervenire per difendere l'onorabilità di tutti i miei candidati e credo anche degli altri candidati delle altre coalizioni, perché non credo che si possano insultare i candidati alla carica di consigliere comunale in una competizione democratica che vale per tutti. Questo vale per tutti. Per tutti i candidati. Grazie Risi. Antonio Labruo, lei come se la vive tutta questa situazione da novella della politica? Guardi, riconfermo quello che le ho detto prima. Vede qual è la partenza? È importantissimo condividere idee e progetti in una coalizione e che non ci siano fraintendimenti di alcun tipo e tantomeno cambi di casacca dell'ultimo momento. Io sinceramente capisco a fatica il passare da una coalizione all'altra con estrema facilità. E poi alla fine condividendo che cosa? Questi cambi di casacca, programmi insomma, poi vediamo perché quando ci sono diversi gruppi nella stessa coalizione, parliamo banalmente del centro storico, parliamo di impianti fotovoltaici, di altri problemi, ci saranno sempre dei sì e dei no, alla fine come ci si metterà d'accordo? Si trascorrerà ancora il tempo a discutere, a litigare, a sciogliere giunte alla sera per poi ricucirle la mattina successiva. Cioè, questo mi preoccupa sinceramente. Grazie Antonella Bruno. Prima pausa pubblicitaria e poi parliamo proprio dei programmi. Pubblicità fra pochissimo. Rieccoci in studio, seconda parte di Open. Ripartiamo dal candidato Marcello Risi. Allora, lei voleva fare un'ultima precisazione sulla coalizione, ma mi metta in questo minuto che è a sua disposizione, per favore, anche la sua visione delle cose sulla sanità neretina, che è un problema scottante. Cominciamo dalla sanità neretina. Noi abbiamo un problema legato al rischio di chiusura del nostro ospedale. È un rischio che dobbiamo assolutamente scongiurare, perché la città di Nardò, che è la seconda città della provincia, ha diritto per la sicurezza dei suoi cittadini, per la salute dei suoi cittadini, avere strutture sanitarie adeguate. Fra le strutture sanitarie adeguate c'è il nostro ospedale, è un ospedale che si è distinto negli anni anche per la grande professionalità di molte persone che vi lavorano. Pertanto io ritengo che vada difeso, io ritengo che sbagliano tutti coloro che ritengono che debba essere chiuso e ritengo che abbiano sbagliato coloro che in passato, avendo anche cariche istituzionali molto autorevoli, anche assessori regionali della nostra città, della città di Nardò, non abbiano fatto tutto quello che potevano per difendere il nostro ospedale. Brevissimamente sulla coalizione, cosa vuole aggiungere? Brevissimamente, la prego. Sulla coalizione, le dicevo mentre venivo prima, poi sfumato. La coalizione della quale sono candidato a sindaco è composta da SEL, Io Sud, UDC, da due liste civiche. Sì. Non è una coalizione che avrà problemi di governabilità e il fatto che vi siano personalità, solo questa battuta, provenienti dal centrodestra è in linea con il fatto che si tratta di una coalizione nella quale vi sono, che è stata aperta espressamente al contributo di forze moderate provenienti dal centrodestra. Grazie, quindi grazie. È coerente l'appartenenza. Sentiamo
Vedo che De Pascali, insomma, non è d'accordissimo su questa affermazione, però io vorrei parlare dell'ospedale. Mi rendo conto che la questione politica è gustosa per tutti quanti voi. Magari ci torniamo alla fine se ci abbiamo tempo, oppure me la liquida in 10 secondi con una battuta. No, una persona come Giuseppe Fracella, che fu eletto con l'Alleanza Nazionale, che diventò presidente del Consiglio Convaglio per salvare una coalizione in un presunto laboratorio, sinceramente mi fa molto pensare. Allora, un po' di pubblico, arrivo subito da voi, prego, velocemente. Intervenivo sempre sul discorso della coalizione, ma brevissimamente. Mi risultava già che ci fossero pareri discordanti sull'apertura e chiusura centro storico proprio all'interno della coalizione dell'avvocato Risi, quindi mi chiedevo, poi sempre ritornando sul discorso della governabilità, come già in questa fase, come dire, progettuale, ci sono problematiche proprio di opinione evidentemente divergente, come si possa poi superare. Grazie. Sentiamo un altro pezzo di pubblico, mi chiedo la parola, tu sei già intervenuto, se trovi qualcun altro preferisco. Quella a fianco a te, prego. Andrea Frassanito, candidato di Io Sud. Vede dallo sfondo. Io mi fa specie, dottoressa Bruno, all'interno della sua coalizione c'è un gruppo, e dico un gruppo, non una singola persona, ma un gruppo intero che ha fatto il salto della quaglia, perché prima si chiamava UDC e adesso si chiama Puglia Prima di Tutto. Non una singola persona, ma un gruppo intero. Guarda. Ok. All'architetto De Pascalis volevo dire questo: non si faccia ingannare, non abbia come pallino della sua campagna elettorale Giuseppe Fracella, perché è un indirizzo assolutamente sbagliato. Giuseppe Fracella ha fatto delle scelte. Ha fatto delle scelte che appartengono al passato. Grazie. Guardi in avanti, architetto, non guardi al passato. Grazie. Buonasera. Io ho dei seri dubbi sull'omogeneità. Io ho dei seri dubbi sull'omogeneità della coalizione del candidato sindaco Marcello Risi. Uno, perché possiamo pure nasconderlo, però Fracella storicamente è stato eletto con AN, è stato stampella del governo Vaglio. Lo stesso Vaglio, a quanto ci risulta, fa campagna elettorale per Marcello Risi. La paura vera è che si crei un altro, il terzo governo Vaglio con a carico Marcello Risi, che per 5 anni è stato vice sindaco. Sentiamo il signore, presentatevi, Vincenzo, gentilmente dite la lista. Sì, Vincenzo Renna, candidato a Sinistra Ecologia e Libertà. Credo che sia abbastanza, diciamo, semplicistico fare il tiro a segno, quindi indirizzare sostanzialmente su una persona, un esponente di partito, per carità, un esponente autorevole che ha una storia, tutta la campagna elettorale della lista di Giancarlo De Pascalis per quanto riguarda la nostra lista. Marcello ha saputo aggregare soprattutto intelligenze, competenze che potranno fare il bene alla città. Grazie. Arrivo subito, facciamo parlare anche il centrodestra. Chi parla di voi? La signora. No, prego. Sono Pina Contento e faccio parte di Nuovo Corso per Nardò, con orgoglio. Allora, io conosco sia il candidato sindaco De Pascalis e sia Marcello Risi. Io sono 37 anni che sono a Nardò e lotte ne ho fatte da singola cittadina, e molti di voi lo sanno quanto a cuore io abbia il bene di Nardò, e molte volte sono rimasta da sola. Adesso si parla di ospedale, si parla di spazzatura, ma quello che a me fa rabbia è che il problema ospedale non è nato ieri e non è oggi. Il problema dell'ospedale, qui c'è qualcuno, signora, che fa parte dell'ospedale, è una cosa molto vecchia. Io mi chiedo agli amici De Pascalis e Marcello e Risi, non alla dottoressa Bruno perché è arrivata dopo. Veloce, signora, deve chiudere. Perché non abbiamo provveduto in tempo reale quando facevamo parte di una... Che c'è, non parlate prima di voi, di non si sente. Non c'è una firma. Signori, siete senza microfono. Arrivo col microfono. Dove erano i cittadini che oggi sono da una parte e dall'altra? Grazie, chiedo signora. Scusa. Grazie, allora, signora. Allora, sentiamo la dottoressa Bruno sull'ospedale, poi riprendo col pubblico. Il ministro Fitto, voglio chiarire, non ha firmato nessun decreto di chiusura. Trasformava, riordino, non chiusura. Non interrompete, abbia pazienza. Non interrompete, per favore. Riordino, non è chiusura dell'ospedale. L'ospedale di Nardò
sarebbe stato trasformato in un polo medico di eccellenza e ne testimone il reparto di geriatria che fu trasferito a minuto alla dottoressa Gentile. Con la legge numero 2 Vendola ha decretato la chiusura dell'ospedale di Nardò. Allora, facciamo chiarezza, non solo dell'ospedale di Nardò, ma di altri 17 ospedali. Vendola, potendo evitare la chiusura di Nardò, non lo ha fatto, avrebbe potuto risparmiare su tante altre voci. Grazie, dottoressa. Ha invece bloccato, no, questo va detto, la chiusura dell'ospedale, in particolare dell'ostetrice e ginecologia dell'ospedale di Ostuni. Grazie. Avrebbe potuto fare De lo Pascalis, stesso per Nardò. Arrivo subito. Buoni, faremo parlare tutti se siete così bravi da parlare poco. Però sentiamo anche i candidati sull'ospedale, perché De Pascalis non si è ancora espresso. Ed è meglio che non venga, guarda. Innanzitutto ribadisco la mia... Buoni. Ribadisco il mio sostegno ai cittadini di Nardò, visto che comunque, come molti ben sanno, io buoni vengo, dal pubblico, non vengo dalla politica di professione, ma vengo dal volontariato, dall'associazionismo, e ogni volta che c'è stato da fare una battaglia su Nardò, io sono sempre stato in prima linea. Per ciò che riguarda l'ospedale, la chiarezza anche in questo caso i cittadini la devono avere, perché non mi si dica che nel 2003 Fitto non avesse la possibilità di fare un riordino ospedaliero degno di questo nome. Il problema di fondo è che per effettive scelte di lottizzazioni politiche è stato preferito l'ospedale di Nardò, che è considerato, è stato fondato nel 1300, che è stato costruito prima in vecchi conventi ottocenteschi, poi fatto completamente fino agli anni 80 con i soldi dei cittadini di Nardò, con le USL e con le ASL, è passato ad essere regionale, e prima Fitto e poi Vendola lo hanno distrutto completamente. Che vengano a Nardò a spiegare ai cittadini perché sta chiudendo l'ospedale. Allora io l'unica cosa che dico è questa: io farò le migliori battaglie per fare in modo che non venga chiuso, e soprattutto che non venga chiuso rimanendo in sicurezza, nel senso che io tengo la salute dei miei cittadini, perché il mio primo obiettivo è la salute dei cittadini di Nardò. Grazie. Per cui terrò a quello fondamentalmente. Grazie. Bruno, 10 secondi, velocissimo, una, e pubblicità. Una battaglia efficace si sarebbe potuta fare già qualche anno fa, prima che venisse fatto il nuovo piano, e quindi avremmo evitato la chiusura. Adesso mi pare che si faccia solo demagogia, guardi, nient'altro. Ma io ripeto quello che ho detto, non condivido quanto è stato fatto dal ministro Fitto, dal presidente Vendola e anche dagli assessori regionali, dico nome e cognome, dall'assessore Russo, dall'assessore Tedesco, a favore del nostro ospedale. Io credo che bisognava fare un'altra cosa, bisognava partire da un punto, che una realtà come Nardò, che è la seconda città della provincia, che ha 31.000 abitanti, che ha oltre 60-70.000 abitanti in alcuni periodi dell'anno, ha bisogno di strutture adeguate all'utenza, ai cittadini. E quindi, poiché non condivido quello che è stato fatto, credo che anche su questo punto bisogna cambiare registro. Questa città ha bisogno di una classe politica che cambi registro. Devo andare in pubblicità, arrivo subito dal pubblico. Pubblicità, fra pochissimo. Rieccoci in studio. Allora, torniamo subito dal pubblico sull'ospedale. Siamo in diretta, prego. Sì, io volevo riportare un attimo l'attenzione. Mi chiamo Agostino Indennitate, sono rappresentante di Piazza Pulita. Ok. Volevo riportare l'attenzione sugli argomenti. E noi abbiamo creato la nostra coalizione unendoci prima sulle idee e poi indicando il candidato sindaco. E l'abbiamo fatto staccandoci dai partiti. Io vengo da un partito storico che è Alleanza Nazionale. Lo abbiamo fatto staccandoci dai partiti, perché i partiti a Nardò hanno sempre divorato tutto. A Nardò hanno distrutto l'ospedale. Prima Fitto ha fatto un piano di riordino che l'ha di fatto smembrato, e subito dopo Vendola lo ha chiuso quando poteva fare scelte differenti, perché è vero che ci sono stati tagli dal governo Berlusconi, ma è anche vero che a Terlizzi, la sua città, è stato allargato l'ospedale. Quindi nessuno ci venga a dire che non si potevano fare, scelte diverse. Stessa cosa è successa per la Guardia di Finanza, è successa per una serie di cose. Grazie, prego. Io sono Rocco Luci, sono candidato nella lista Nardò Perrisi e sono un esponente del Partito Democratico. E
Ancora, perché ho la tessera e nessuno mi ha espulso. Anzi, se vogliamo riprendere la polemica, dobbiamo dire che tutto quello che è stato fatto in maniera illegittima. Vabbè, ecco, scusate, vi passo davanti. Vi passo davanti. Quindi, allora, ci sono i due microfoni, allora, sentiamo un attimo. Lui è delegato regionale del Partito Democratico, perché lei dice che non lo è? Mi scusi, ma il Partito Democratico appoggia Giancarlo De Pascalis nel momento in cui si decide di essere a livello cittadino fuori dal Partito Democratico, una riunione fasulla in cui non sono stati invitati i delegati del partito. Inquadriamo le persone che parlano. Mi deve consentire una chiarificazione, per cortesia. Io sono Simona D'Ambrogio, consigliere uscente, sempre facente parte del Partito Democratico, nuovamente candidata per il Partito Democratico. Io, il mio gruppo, il Partito Democratico, quel partito che ha fatto cadere la vecchia amministrazione Baglio, noi abbiamo firmato la sfiducia perché non eravamo i consiglieri. Io ho firmato la sfiducia al sindaco Antonio Baglio. Sentiamo la replica, basta. I consiglieri basta, comunali, no, basta, mi deve consentire. Basta, le ho consentito, comunali. Le ha detto tutto quello che doveva dire. Sentiamo, allora, sentiamo la replica. Allora, sentiamo la replica. Il Partito Democratico, questo dimostra se, scusate, praticamente fate parlare. Dimostra per favore, signorina, mi scusi. Tutto quello che è successo nel Partito Democratico, un partito in cui in 4 mesi di crisi amministrativa non si è mai riunita. Giancarlo De Pascalis parlava prima che i partiti hanno tradito l'elettorato, hanno tradito anche i loro iscritti, hanno tradito i loro militanti. Nel momento in cui il partito, le decisioni si prendono all'interno dei circoli privati, delle case private, grazie, degli uffici. Grazie, basta così, grazie, prego. Prego, sull'ospedale parliamo fra cui. Prego, 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 veloce. Volevo tornare sul fatto della coalizione e rispondere all'avvocato Frassanito. Noi eravamo... Dov'è l'avvocato Frassanito? L'avvocato Frassanito, eccolo lì. È il candidato di Dio Sud, no? Il candidato di Dio Sud. E il quale millanta fatti oggettivamente inesistenti. Il gruppo attuale, il gruppo della Puglia prima di tutto... Non parlate fra di voi. Mutò in consiglio comunale la sua appartenenza proprio perché l'UDC non andava nel centrodestra. Allora noi eravamo, io ero capogruppo di quell'UDC e decidemmo di aderire al centrodestra nel movimento del ministro Fitto della Puglia prima di tutto, perché il partito dell'UDC non voleva stare a destra, stare al centro. Grazie. Avvocato Risi, bisogna essere oggi. Allora, ti brucia dover stare con la sinistra. Ora ti brucia dover stare con la sinistra e millanti fatti inesistenti. E millanti basta. Fatti. Basta. Basta. Buoni. 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 Dai zitto, stai. Dai zitto. Buoni. Zitto. Buoni. Buoni. Scusate. Scusate. Io credo che dovremmo... Silenzio. Scusate. Silenzio. Arrivo da te, un attimo. Dobbiamo vergognarci tutti. Qui stiamo a rappresentare dei cittadini che si sono rivolti a noi per avere un qualcosa che è un delitto. E voi vi state scannando. Che esempio state dando? Grazie, signora. Passiamo ai rifiuti. C'era un ultimo intervento sull'ospedale, però 10 secondi, da in breve. Ospedaliero voglio parlare, perché ho vissuto insieme alla dottoressa Bruno tutte le vicende dell'ospedale. Silenzio, per favore. Il problema dell'ospedale è il fallimento della politica a Nardò. Silenzio, e forse favore. Il fallimento della politica in tutta la Puglia sicuramente. Perché tutto è iniziato con il decreto Fitto che ha depotenziato e tolto questo l'autonomia. Tolto poi ha tolto l'autonomia all'ospedale di Nardò. Nel momento in cui Nardò perde l'autonomia come ospedale, dipende tutto e per tutto da Copertino e diventa una succursale di Copertino. Quindi è stato, io faccio l'esempio del pugile, che viene prima sfiancato ai fianchi, cioè, e poi alla fine dà un permettere. Allora, scusatemi, pubblico, vi chiedo un attimo di pazienza, facciamo un altro giro fra i candidati sull'ospedale, un attimo dottoressa, facciamo un altro giro fra i candidati, però per favore di 30 secondi, proprio a chiudere, sull'ospedale e poi passiamo ai rifiuti. E non lo ha depotenziato, di fatto ha accorpato, no, parlavamo di Fitto che ha depotenziato l'ospedale di Nardò, tu sei bene Rocco, come ha detto ai lavori, che per anni l'ortopedia e la chirurgia di Nardò hanno lavorato a pieno regime, pur essendo unificati i reparti a Copertino. Cioè avevamo dei primari che stavano...
a cavallo. No, non è vero, non è vero. Non è che gliel'abbiamo permesso noi anestesisti. Tu sai bene che nell'ultimo periodo noi abbiamo ricevuto dei diktat dalla direzione generale che considerava Nardò, le sale operatorie di Nardò, solo sale operatorie di dei surgery, mentre noi facevamo stabilizzazioni di colonne, artroprotesi d'anca, stomaci, colon e tutto. D'accordo? E non c'è stato, e non c'è stato. Questo i nostri nemici stanno nella direzione sanitaria di Lecce. No, no, non c'è stato vietato, non c'è stato vietato dall'accorpamento, solo i primari erano a cavallo tra Nardò e Copertino. Facevamo più a Nardò che a Copertino. Concluda, Bruno. Tu lo sai. Risi vuole chiudere sull'ospedale o vuole andare sui rifiuti? Buoni, chiedo a Risi e De Pascali se voglio ancora intervenire sull'ospedale, altrimenti io vorrei aprire la questione rifiuti. Due parole, come no? Ci mancherebbe, non due parole, anche di più. Se non ricordo male. Un minuto per Risi. Dico, Fitto ebbe almeno la faccia di venire a Nardò a spiegare il riordino e fu anche mal considerato e fortemente criticato, tant'è che dovette uscire scortato, se non vado errato, dalla polizia. Che il presidente Vendola venga a spiegare ai cittadini di Nardò perché sta chiudendo l'ospedale. Che venga. Vuole, guardi, io vuole, vuole sì, replicare sì. Attenzione, buoni. Buoni, buoni, Risi, buoni, buoni, silenzio dal pubblico, Risi, scusate, silenzio, anche perché non avete microfono, per cui da casa non si sente niente, è una cosa privata fra di voi, che sapete già chi dovete votare, per cui non... Allora, Risi. Guardi, io... per essere un argomento... Un argomento così importante e così serio, io credo che non si possa risolvere in un confronto così quasi da stadio. Mi dispiace dover fare questa riflessione. Innanzitutto, io non mi sono candidato per assegnare le responsabilità a chi è passato prima di me e non intendo vivere così né questa campagna elettorale né quello che farò nei prossimi 5 anni. Ho detto... Ci sono state delle responsabilità, ho fatto nomi e cognomi. Non penso che la nostra città debba rimanere schiacciata sulle responsabilità del passato. La nostra città deve guardare avanti. Oggi non abbiamo il problema di essere i giudici del passato. Oggi abbiamo il problema di dire ai cittadini quello che vogliamo fare. Io credo che l'ospedale di questa città debba rimanere lì. L'ospedale di Nardò non deve chiudere e ritengo che la seconda città della provincia abbia il diritto di avere servizi adeguati. Grazie. Chi la pensa diversamente da me può fare quello che ha continuato a fare. Dobbiamo guardare avanti. Va bene, grazie Risi. Allora, parliamo di rifiuti. Velocissimo, visto che parliamo di sanità e il candidato Risi parla sempre di cura, io credo che prima di fare una cura bisogna fare una diagnosi, per cui dalla diagnosi bisogna capire quali sono le motivazioni per cui l'ospedale... L'ho detto, scelte sbagliate. Scelte sbagliate, ma l'ho detto che prima. Che sta proponendo sta tutto l'ho detto, ma davvero qualcuno pensa che i cittadini non sanno che il ministro Fitto ha delle responsabilità? Ma davvero qualcuno pensa che i cittadini non sanno che il presidente Vendola potrebbe fare di più? Ma davvero qualcuno pensa che i cittadini di Nardò sono così sprovveduti da non pensare che gli assessori Enzo Russo e gli assessori Alberto Tedesco avrebbero potuto fare di più? Alberto Tedesco è stato l'unico, e lo sai dalle intercettazioni, perché c'è scritto che ha tentato di salvarlo. Ma davvero voi pensate, ho terminato, ma davvero qualcuno pensa che i cittadini di Nardò sono così sprovveduti da non sapere queste cose? Ora ci chiedono di cambiare registro, avendo il coraggio di dissentire anche da persone della propria coalizione. La politica coraggiosa non ha paura di dissentire anche da chi sta nella propria coalizione. Sentiamo De Pascali. Non mi sono candidato per fare il difensore di quello o di quell'altro. Sentiamo De Pascali. Mi sono candidato per andare avanti. La prego di essere veloce nella controreplica. No, soltanto che dalle intercettazioni risulta, non per fare difese di nessuno,
che Alberto Tedesco sia stato l'unico che ha tentato di far ritornare l'ospedale con un presidio territoriale, riproponendo il tema dell'ostetricia e della ginecologia, che era stato trasferito interamente a Copertino. Non credo che Copertino, quando due grandi reparti come appunto ostetricia e ginecologia sono stati portati in quell'ospedale, avesse le attrezzature adeguate per poter essere trasferito. Antonella Bruno, a chiudere. No, io l'unica cosa che voglio dire è questa: non si può dire ai cittadini io farò, io farò, io farò, a proposito dell'ospedale. Lo ha ribadito anche l'assessore Fiore, i sindaci facciano i sindaci, perché la riapertura o la chiusura dell'ospedale esula comunque dai poteri di un sindaco. Impegnarsi però a sorvegliare affinché questa struttura, se dovrà rimanere aperta, e dubito sinceramente, lavori al meglio, nella sicurezza per i cittadini. I cittadini non devono trovare una scatola vuota, che è molto più pericolosa naturalmente di un ospedale chiuso. Io vado all'ospedale di Nardò perché trovo scritto pronto soccorso, io devo essere garantito 24 ore al giorno nella mia assistenza. Il rischio che si potrebbe correre in realtà è proprio questo, di avere un ospedale che va a marce ridotte, ed è un rischio enorme per il cittadino. Grazie. Allora, rifiuti, cerchiamo di essere più rapidi, perché mi rendo conto che la sanità è sempre un grande tema. Rifiuti, chi è il partito delle discariche? Che cos'è? Beh, era una battuta, forse è stata mal considerata. Se una battuta è bella pesante, insomma. Vabbè, non è che dall'altra parte siano molto leggeri i miei confronti. No, mi permetta di scherzare. No, ci mancherebbe. Siccome mi chiamo Moschettiere, ogni tanto, voglio dire, cerco di difendermi. Il look ce l'ha da col fioretto. Il look ce l'ha, insomma. Appunto, quindi anche lì cerco, insomma, col fioretto di tutelarmi. Al di là delle battute, la questione di fondo è abbastanza seria, come molti sanno. E soprattutto come i cittadini sanno, visto che appunto il tema, come vediamo, è molto caldo ed è stato anche proposto dalla vostra trasmissione, dalla vostra intervista. Niente, noi ribadiamo il fatto che probabilmente anche in questo caso le scelte regionali, perché i rifiuti sono dovute a scelte regionali, prima dal governatore Fitto e poi dal governatore Vendola, evidentemente sono sbagliate. I cittadini di Nardò prima hanno avuto una ferita grossa quanto una casa, e quella di avere una discarica a pochi chilometri o pochi metri dall'ospedale. Su questo tematismo dei rifiuti non è stata fatta neppure impresa, non c'è stata manco la possibilità, il coraggio di fare impresa sul riciclaggio, sulle zone di compostaggio, sulle aziende che riciclano i rifiuti, e conseguentemente in seguito alla chiusura non c'è stata la onestà intellettuale da parte della regione di dire che il ciclo dei rifiuti. Sì, mi scusi, le do altri 10 secondi se mi dice perché parla di partito delle discariche riferito a Risi poi. Ma io mi riferivo al fatto che la vuole querelare, almeno così mi dicono, mo lo sentiremo. Sì, fondamentalmente ribadivo il fatto che lui ha accusato me e l'ex assessore Mino Natalizio di aver prodotto questo aumento della bolletta di rifiuti, cosa assolutamente falsa, perché fondamentalmente questo rincaro nelle tasche dei cittadini, compresa la mia, è dal fatto che... Però mi scusi, dire partito dei rifiuti vuol dire dire partito dei rifiuti per me. Diciamo che raccolgo opinioni delle discariche, chiedo scusa, sì. Vuol dire giro di interessi, giro di interessi economici, almeno io l'ho vista così, e lui vuole querelare, credo per questo. Evidentemente c'è stata una malinterpretazione. La questione di fondo è che nella sua coalizione c'è qualcuno che ha fatto delle dichiarazioni pubbliche in cui ha detto che l'unico motivo o l'unica eventualità per poter abbassare i rifiuti è quella di riaprire la discarica. Okay, e probabilmente è vero. Marcello Risi. Chiarita così, scusate, buoni, non litigate fra di voi, chiarita così pubblicamente va un po' meglio o querela sempre, De Pascalis? Il problema delle querele riguarda gli avvocati, non riguarda le trasmissioni televisive, se lo vedranno loro. Beh, però anche l'opinione pubblica vuole sapere, no? E lo saprà, l'opinione pubblica vuole sapere come risolviamo i suoi problemi. I cittadini vogliono sapere se pagheranno di meno o pagheranno di più, se l'ospedale sarà aperto, poi le beghe e le questioni dei tribunali credo che riguardino meno. Lo so perché sto parlando ogni giorno con centinaia di cittadini e so bene cosa interessa loro. Il problema è questo. Se noi diciamo ai cittadini, faccio una brevissima premessa, che sull'ospedale il sindaco non può fare niente, dipende tutto da Roma, da Berlusconi, da Vendola, da Fitto, che sui rifiuti il sindaco non può fare niente, che su quella cosa non c'è... Ma i cittadini perché stanno andando a votare? Ma perché cosa stiamo chiedendo i voti?
Allora, io credo che l'amministrazione comunale può fare anche sui rifiuti tante cose. Non possiamo chiedere voti ai cittadini per poi, una volta avere i voti, prendercela con Berlusconi o con Vendola o con Fitto o con Bersani. Allora, sui rifiuti. Scusate, siccome è scaduto il tempo anche per lui, diamogli qualche secondo in più anche a lui. Sui rifiuti per Nardò, spiegare come abbassare la tariffa. Sui rifiuti Nardò paga una cifra che non si paga in nessuna parte d'Europa. Allora, evidentemente, qualcosa va cambiato, indipendentemente da Bari e da Roma. Qualcosa va cambiato. Silenzio. Noi diciamo che bisogna fare una gara subito, noi diciamo che occorre lavorare e favorire al massimo la raccolta differenziata, noi diciamo che bisogna pensare anche a realizzare degli impianti che non siano inquinanti e che possano aiutare i cittadini a risparmiare, noi diciamo che nessuno si metta in mente di riaprire la discarica di Castellino, perché quella discarica la mia coalizione l'ha fatta chiudere e nessuno mai riuscirà a riaprirla, e noi diciamo che bisogna avere il coraggio di cambiare tutto, perché se ci facciamo tenere le mani legate da impegni presi, da lacci e da lacciuoli, i cittadini pagheranno ancora di più. Grazie. E non va bene. Grazie. Vedevo che scuoteva il capo anche De Pascalis sull'intervento di Risi, ma tocca a Bruno, prima poi al pubblico. Io vorrei dire una cosa, riallacciarmi a quello che ha detto Marcello Risi. E come facciamo a chiedere il voto ai cittadini se diciamo che il sindaco non può far niente per questo, non può far niente per quest'altro? Per quanto riguarda l'ospedale, ribadisco, il sindaco può vigilare, può intervenire affinché l'ospedale possa rimanere aperto, in sicurezza, eccetera, ma è vero pure che noi dobbiamo chiedere onestamente dei voti e dire questo posso farlo, quest'altro no. Se continuiamo a fare la solita politica delle promesse, della quale tutti i cittadini si lamentano, per questo sono diffidenti nei confronti degli amministratori, perché negli ultimi 10 anni si sono sentiti promettere di tutto e di più, e non è stato, e puntualmente le promesse non da me, io non c'ero, non da me, d'accordo? E io sono molto onesta quando l'incontro e quando chiedo il voto. Io mi impegnerò affinché questa cosa possa essere risolta, ma non dico ti prometto che tra un mese, 2 mesi l'ospedale riaprirà, le strade verranno asfaltate e finalmente avrai la tua fogna, eccetera. Non si fa così. Per quanto riguarda la discarica di Castellino, non va riaperta, sono d'accordo anch'io, ma quantomeno va messa in sicurezza. Noi abbiamo una bomba ecologica che sta lì da anni e che sarebbe ora che venisse messa in sicurezza. Per Grazie. Quanto riguarda la tassa sui rifiuti, prego di essere felice, dobbiamo chiudere. Un minuto, cioè, si può ridurre. Va detto che questo aumento del 30% in parte è ascrivibile a quell'aliquota che la Regione Puglia, prima di indebitarsi sino alla punta dei capelli, 700 milioni di euro di debiti, copriva fin tanto che non fosse diventata operativa la discarica di Corigliano, cosa che non è successa, la discarica è ancora chiusa e la Regione Puglia, per motivi economici, questa aliquota non la copre più. Poi c'è l'altra faccenda del 10% sulla quale si indagherà. Si può fare, si può ridurre passando dalla raccolta multimateriale a quella monomateriale spinta, così finalmente sparirebbero anche... un attimo, fatemi finire. Sia veloce, dottoressa Bruno, la prego. E conclude. Finalmente pensare a un impianto di compostaggio, a uno di quegli impianti che nella Regione Puglia avrebbero dovuto essere realizzati e non sono stati mai realizzati, in modo che almeno possa essere trattato l'umido e risparmiare su quella quota. Grazie, dottoressa Bruno. Allora, un dando po' di lavoro, pubblico. Dando lavoro. Una battuta. Quando la discarica di Castellino era aperta e io ero vice sindaco, c'erano quelli che ragionavano come oggi ragiona la dottoressa Bruno e l'Achetto De Pascali. Si dicevano non si può fare niente perché sono scelte che dipendono da Bari, perché Vendola non vuole, perché Giovanni Pedino non vuole. In quella occasione la discarica va messa in sicurezza, ma è un problema provinciale. In quella occasione si prese l'impegno di chiudere la discarica di Castellino e si mantenne l'impegno. Quindi gli impegni si mantengono. Allora, gli impegni
gli impegni che si assumono si possono mantenere. Ma come si possono mantenere? Deve essere messa in sicurezza. Ecco, però questo, ora vi do la parola, però non parlate fra di voi, vi prego. Cioè, è difficile. Gli impegni si mantengono, si prendono. 100 persone di qua, sentire loro, e te, buoni un attimo. No, dico, però questa cosa è un tema, secondo me, prima di darvi la parola, su cui un attimo ragionare, perché fondamentalmente è vero che alcune cose si può fare la battaglia politica, ma tecnicamente è sempre Bari, è sempre la regione pubblica che decide dei destini che spesso non conosce. C'è anche la provincia, qui si stanno citando, scusi direttore se interrompo, però velocemente per chiarezza, perché evidentemente il candidato Risi è talmente bravo nel suo politichese da dire una serie di bugie su aspetti che non può fare. Innanzitutto lui ha firmato una delibera nel febbraio 2007, quella della chiusura, in cui ha negato qualsiasi tipo di impianto sul territorio di Nardò, per cui è il gatto che si morde la coda, cioè sta dicendo che vuole fare impianti. Va bene. Quando è lui stesso insieme ad Antonio Vaglio che ha vietato di fare impianti. E su questo baricentrismo decisionale di tutto che cosa dice? Ah, quello è un problema su cui la mia coalizione sta fortemente analizzando. Io ho già detto che sono molto favorevole al referendum popolare sulla regione Salento, quello è un tema che a me intriga molto, intriga anche molti componenti della mia coalizione, e ritengo che è veramente finito il momento di dare spazio alla politica di professione per dare spazio alla politica del territorio. Risi, è quello cosa che sta facendo la mia tema? Coalizione. Non penso che se facciamo una regione in più diminuiscono i politici di professione, questa è un'altra delle stravaganze. Penso che aumentano, Secondo me aumentano. La Bruno che ne pensa? Secondo me aumentano. Guardi, solo nell'ottica di un risparmio, forse sì. Ok, allora, pubblico. Ai cittadini mi rivolgo in questa maniera. Un passaggio del chiave del centrodestra, Giuseppe Zagami, ero presentato prima. Qui a Nardò forse dimentichiamo qualcosa di molto importante. C'è stata un'amministrazione di centrosinistra ed è importante partire da questo, che è venuta meno, che a capo aveva il sindaco Vaglio, e perché poi nell'oratorio alla sinistra è stato così sempre brava a mistificare tutto e quanto. E poi un'altra cosa, come pensate di poter convincere questa volta l'elettorato a dire tutto quello che vorrete fare? Come pensate a tutto questo quando avete avuto 10 anni di tempo per fare di tutto e di più? Oggi io da cittadino dico, come potrei mai spendervi mezzo più minuto di tempo? Grazie. Mi dispiace. Grazie. Sentiamo, qui c'era qualcuno che voleva intervenire, prego. Stefano Martina, candidato con Piazza. Buoni. Stefano Martina, candidato con Piazza Pulita. Una domanda tecnica alla dottoressa Bruno. Ha parlato dicendo che la discarica Nardò non si deve riaprire, su questo siamo tutti d'accordo. Ma questo pensiero lo è andato a riferire al signor Macculi, presidente dell'ATO, certo, del PDL, che a tutt'oggi su tutti i giornali, su tutte le riviste, insiste nel risolvere il problema della spazzatura riaprendo la discarica di Nardò, che deve rimanere chiusa! Ne abbiamo, non è vero, con Marculli solo, basta, scusi, è stata rivolta a me la domanda. Prego, non solo... allora, sì, stavo facendo rispondere il suo pubblico. Va bene, faccia prego. Rispondere. Prego, no, risponde lei, dottoressa. Buoni, risponda, dottoressa. Ne abbiamo parlato e non è emerso niente. La prego, faccio parlare alla sua questo. Candidata. Non ha dato per scontato che verrà riaperta la discarica di Castellino, anzi abbiamo parlato di metterla al più presto in sicurezza e anche col presidente Gabellone. Allora, quindi sia... Allora, sul giornale, sui virgolettati, il signor Macculi le riferisce cose diverse. Legga il quotidiano, gli articoli di qualche mese fa, in cui è fermo e convinto nella riapertura della discarica di Castellino. Se lei mi parla di qualche mese fa, l'argomento sinceramente mi pare che sia... No, mi pare che sia abbastanza in là col tempo. Abbiamo parlato di questo, della discarica, anche alla presenza del presidente Gabellone. Ho detto che non intendevo riaprirla, la discarica di Nardò, e alla fine abbiamo convenuto che era meglio non riaprirla e metterla subito in sicurezza. Okay, ribadisco. Grazie. Ecco. Okay, no, chi gliel'ha detto che non la pensano? Prego, sì, presentatevi. Sono Luigi Nanni e sostiene chiaramente Marcello Risi. Ma diciamo che appunto parlando di Macculi, lui parla sempre con questo aggettivo sostantivo rigo, sarrico, come si dice? Vuole rimodellare, diciamo così, voglio dire, lo dice più volte. Poi, risagomare. Ora il problema, chiaramente il problema diciamo di tariffa
e questa è una tariffa che veramente è un'enormità, e su questo Marcello Risi è stato chiaramente, diciamo, preciso su questo. Quindi è chiaro che è una soluzione chiaramente rivolta anche ai cittadini e alla politica. Qui c'è un disprezzo, un po', vedo di così nell'aria, un po' un disprezzo della politica. Mi fa specie che l'amico, per esempio, De Pascali, così, insomma, lo dico da amico, non creda, diciamo, alla politica, non creda più alla rappresentazione dei partiti. No, no, diciamo così. Ecco, dire, prefigura un futuro, parlava dei partiti, rispetto, no, prefigura un futuro rispetto al quale credo che non ci sia molto ottimismo. Io sono un po' più ottimista, diciamo così, e sono per le forze organizzate. Grazie, le forze democratiche organizzate. Mi ridia il microfono, altri interventi dal pubblico? Prego, signore che non ha forse ancora parlato. Cercate di alternarvi però, ecco, quelli che non hanno ancora parlato. Prego. Roberto Ammi, lista partecipa. Io credo che il momento sia particolarmente critico e in questo momento avremmo bisogno di meno litigiosità e più condivisione sulle varie problematiche e priorità della città di Nardò. Grazie. Grazie a lei. La signora forse voleva intervenire. Prego, signora. Allora. Breve? Io, non come prima, no, più breve. Non come prima, guardi, io, chi mi conosce sa bene che quando si tratta problema di scarica io divento peggio di un maschiaccio. E io l'ho pagato sulla mia pelle. Ma lontana, signora. Sì, fa bene da allontanarsi perché non guardo in faccia a nessuno. Purtroppo è un qualcosa che mi tocca da vicino e voi lo sapete benissimo. Io quello che accuso voi, perché d'altra parte per 10 anni ho votato anche voi, perché vi ho votato. Voi in chi? In quegli anni. Voi chi, c'è, signora? C'è stato, perché sia Marcello che Giancarlo. No, io non so, è la prima volta che mi candido. È la prima volta che sì, mi candido. Facevi parte. Quindi, comunque dello staff. Giancarlo, le cose. Giancarlo, comunque facevi parte dello staff. No, no, io sono stato vice sindaco tecnico. Vice quando sindaco, eri adesso vice ti sindaco. Rispondo, Pina, adesso ti rispondo. Giancarlo, finisci. Vice sindaco comunque. Finisce, ti dico quello che ho fatto in quei 2 anni. Concluda, allora, signora. Quello che voglio dire, per quanto riguarda il problema della discarica, sì. In effetti in questi anni c'è stato, oltre al problema della chiusura che è stato fatto in tempo, diciamo, non breve, ma comunque l'abbiamo ottenuto, ma in questo altro periodo c'era l'occasione di sistemare le cose per quanto riguarda i cittadini. Si dovevano fare delle gare d'appalto, si dovevano sistemare le aliquote, cosa che non è stata fatta. Grazie, signora. Oggi abbiamo l'aumento. Grazie, signora. E veniamo a dire che abbiamo delle soluzioni. Grazie, signora. Bene, adesso abbiamo parlato tutti. Velocemente. Devo andare in pubblicità, veramente in breve. Sì. Allora, innanzitutto bisogna chiarire che il PDL non firmò la caduta di Vaglio, quindi probabilmente si stava pensando anche a un ribaltone, quindi oggi che si fa tanto questa carezza. Fatemi finire. Per ciò che riguarda la discarica, la messa in sicurezza è di competenza prettamente della provincia. Quando io ero vice sindaco, i controlli sul percolato e sul ritiro del percolato, sull'aspirazione del percolato, venivano fatti ogni 15 giorni. Chiedete al presidente Macculli e chiedete al presidente Gambellone oggi se viene ritirato il percolato, che sta andando in falda e sta facendo morire di tumore un sacco di cittadini di Nardò. Andate a controllare invece di fargli fare promesse. Andate a controllare. Grazie. Grazie. No, ma io l'ho controllato continuamente. Grazie. Ho mandato le lettere. Devo andare in pubblicità. Pubblicità, loro continuano, pubblicità. Ad Open con Filanto Store, a spasso verso il futuro. Biologica, esperienza e competenza al servizio dell'ambiente. Salento Doc, per la crescita economica e sociale del Grande Salento. Io sono le nostre terre, le nostre vigne, mi diceva il nonno, facendomi annusare la sua mano piena di lavoro. E mi raccontava la sua passione forte, così forte che si è attaccata alle mie mani, fino a diventare la mia. Perché se la terra la respiri e la annusi da bambino, non puoi pensare ad altro. Oggi la mia passione è questo vino. E se lo assaggiate, lo potete assaporare anche voi. Cantine Due Palme. Sapore vero, scelto col cuore. No, 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 no.
Allora, rieccoci, scusate, ultimissima parte di Open. Allora, le prime domande sono per... Andrea Sciacca, noi Bernardo. Per chi? La dottoressa Bruno. La dottoressa Bruno, prego, una domanda velocissima. Sì, io vorrei capire una cosa. Si è verificato, Nardò, in passato un certo problema per quanto riguarda i dirigenti della macchina amministrativa. Le volontà politiche spesso non sono state tradotte in pratica perché ci sono stati degli intoppi appunto da parte dei dirigenti che spesso hanno, lo sappiamo, veloce, procurato danni sperpero e quant'altro di denaro pubblico. Come pensa lei di dover risolvere questo problema? Grazie. Dottoressa Bruno, preparate intanto l'altra domanda. Intendo risolverlo rigovernandoli, dare un indirizzo politico che sia quello una volta per tutte e verificare l'efficienza e l'efficacia del loro operato con dei report, se non mensili, almeno ogni 60 giorni, al massimo 90 giorni. Grazie, dottoressa. Credo che vadano controllati. Voi sostenete Giancarlo De Pascalis. De Pascalis, per cui chi sostiene De Pascalis fa una domanda alla dottoressa Bruno e una domanda all'avvocato Risi, ok? Per cui sì, lei è per Risi. Una domanda all'avvocato Risi. Io sono per De Pascalis, una domanda all'avvocato Risi. Avvocato, premettendo che è innegabile la continuità della sua coalizione con rispetto quella della all'amministrazione, sì, sì, però con nella... la sua. Perché sì, prima di me c'era lui, eh? Avvocato, mi faccia avvocato, finire. Faccia fare la domanda alla signorina. Prima di me nella c'era sua, lui. Nella sua coalizione, avvocato, però... Avvocato, si è garbato con la signorina. Prego. L'architetto De Pascalis prima. Avvocato, la differenza è che con l'architetto De Pascalis ci sono quei consiglieri della vecchia amministrazione che hanno avuto il coraggio di dire basta. Nella sua ci sono quelli che hanno tentato in tutti i modi di salvare l'amministrazione Vaglio senza successo. Ora, premettendo questa continuità, io le chiedo come può garantire che i soliti personaggi politici che fanno la politica da anni a Nardò e che ci hanno ridotto in queste condizioni non possano influire talmente tanto sul suo operato portandolo a commettere gli stessi errori del passato? Grazie, la risposta avvocato Risi in 20 secondi. Signora, la prego. Prego, avvocato. A 20 secondi si organizzi. Vi facciamo partire il tempo all'avvocato Risi, però, no, gentilmente, regia. Ok, prego, avvocato. I cittadini di Nardò mi conoscono, sanno che sono una persona determinata e governerò con i miei principi, con i miei valori. Poi, queste tre coalizioni, anche soprattutto queste tre, non è che sono coalizioni di marziani, sono coalizioni di persone che hanno fatto politica, naturalmente. In tutte e tre le coalizioni ci sono persone che hanno fatto politica. Grazie. La sua domanda. Noi che possiamo, noi possiamo fare grazie, finta. Grazie, grazie. Poi i Verginelli. Voi state col sì, ecco, con Luigi Nanni sostiene cui, Marcello Risi. Per cui la domanda è per una Pascali, premessa per perché Bruno. Non ho fatto in tempo a farla nell'intervento precedente, essendo stato anche dirigente, diciamo così, dall'ex PC sino all'ultimo diciamo, Partito Democratico, vorrei dire alla ex consigliere D'Ambrogio che il PD in questo momento, a mio modo di vedere, chi è D'Ambrogio? Ecco, diciamo ancora, così, è spezzato, l'ho scritto okay, anche diciamo, più volte in 3, 4 e forse 5 tronconi. Ecco, detto questo, sì, a me risulta, diciamo così. Ecco, detto questo, vorrei fare una domanda. Adesso gli ha detto che non le risulta, la ecco, signorina a me risulta, non è d'accordo. A me risulta perché da giornalista e da dirigente, quindi mi risulta. Un momento soltanto. Prego, momento non soltanto, ha microfono. Anch'io sono dentro. Sente. Poi voglio fare una domanda breve, diciamo così, all'architetto De Pascalis, che come me è molto interessato certamente all'argomento di cui io mi interesso, è il turismo. Quindi, diciamo così, lui, architetto, si è sempre interessato. La domanda è questa, diciamo così, molto positiva in prospettiva. Cioè, il turismo dobbiamo veramente salvaguardarlo qui a Nardò, nel senso anche come prospettiva di lavoro e insomma tutti gli argomenti che lo riguardano. E l'argomento vorrei incentrarlo sul fatto, diciamo così, di trovare una delega forte, perché fino a questo momento i vari assessori, senza fare diciamo così, sono stati sempre deboli, e poi puntare un po' sempre anche sul bilancio che possa essere dato, diciamo, sulle risorse. Quindi allora, un argomento molto importante, proprio credo, diciamo, che l'argomento interessa anche a tutti, diciamo, oltre all'architetto De Pascalis. Architetto, prego, dia la sua risposta in 20 secondi sul turismo, una delega forte serve, perché fino ad ora non c'è stata mai una delega forte. Beh sì, ma sì, il problema di fondo è che bisogna avere le idee chiare. Noi l'abbiamo scritto nel programma perché è un programma fortemente condiviso nella mia coalizione. Noi dovremo fare quello che io chiamo una neritina card, una card di qualità
che serva agli operatori turistici a fare in modo che il loro prodotto venga fortemente sponsorizzato, soprattutto negli eventi internazionali. E soprattutto dobbiamo mettere mano al PUG. Noi abbiamo un piano regolatore vecchio che è stato fatto una delibera di intenti dell'88, approvato nel 2001, quindi bisogna fare in modo che quella mancanza di ricezione turistica o di ubicazione turistica del PRG vada messa. Grazie. Prego, la sua domanda. Buonasera. Prego, prego, prego. Buonasera, Danilo Inglese, candidato di Io Sud. Una domanda alla dottoressa Bruno. Vorrei sapere qualcosa inerente alla circonvallazione, visto che l'argomento non trattato sono le strade a Nardò, quindi Canale Asso, circonvallazione, e se ha nel suo programma qualcosa per lo sport, quindi per i giovani. Però ne faccio palazzetti. 5 domande perché c'ha 20 secondi. Risponde 20 secondi, scegli un tema. Cominciamo dalla circonvallazione. Canale Asso e circonvallazione. Grazie. Circonvallazione mi pare lo che so, siano però stati stanziati... purtroppo 20 secondi. Mi pare che siano stati stanziati già Silenzio. 5 milioni di euro per l'inizio dei lavori. Per quanto riguarda invece l'aspetto sportivo, a Nardò mancano le strutture sportive e sono i privati che sostengono queste attività ancora. Non mi sembra giusto. Anche perché sono stati spesi da parte del Comune di Nardò centinaia di migliaia di euro per impianti sportivi che non sono stati mai terminati. Grazie, dottoressa. Quindi, no, solo un secondo. Velocissima, coinvolgere i privati anche in questo caso affinché terminino le strutture già iniziate e perché no, finalmente la realizzazione di una piscina coperta, perché non è giusto che si vada fuori. Grazie. Sempre. Allora, solo domande, senza considerazioni. Prego. Una precisazione però me la deve concedere direttore. Michela Presta, candidata con il PDL per Antonella Bruno. Proprio sul PDL volevo per chiarezza ai neretini riferire che coloro che non hanno firmato il PDL a cui faceva riferimento correttamente l'architetto De Pascalis non è lo stesso PDL di oggi, c'è stato un rinnovamento, anzi mi risulta che quelle persone sono in un'altra coalizione. C'è una frammentazione anche il PDL, quindi evidentemente a Nardò, non soltanto il centro-sinistra. Sono in un'altra coalizione, l'ha detto la dottoressa Bruno in diverse occasioni. Le domande, non le considerazioni. Domanda, allora, chi la fa la domanda? La domanda era, gliel'avevamo chiesta per l'avvocato. La domanda all'avvocato Risi, vi prego di non parlare fra di voi, vi prego. Avvocato. Diamo atto. Io ricambio volevo, la stima siccome nei vostri confronti la... e nei grazie, tuoi in grazie particolare. Avvocato, ora quello che volevo dirti non ho dubbi, è noto che la maggior parte dei debiti fuori bilancio è noto che la maggior parte dei debiti fuori bilancio che si sono formati fino a quando io ne avevo conoscenza, cioè il settembre dello scorso anno, fin quando sono stato consigliere comunale, venivano dalla gestione 2002-2003. In quel periodo si erano formati circa 4 milioni e mezzo di debiti fuori bilancio. Questo ci risulta nelle commissioni, risulta da atti ufficiali depositati al Comune. Dopodiché questa montagna... Veloce la domanda. Veloce la domanda. Volevo chiedere al governo nel suo programma... Non ho fatto... Cosa si prevede per cercare di attenuare questa montagna di debiti, farla abbassare, voglio dire, e ridare alla città la possibilità di essere governata? Perché senza un bilancio fluente la città non potrà essere... Sempre troppo poco sintetico. Lei però, prego, avvocato Risi. Guarda, io... Avvocato Risi... Scusate, però riazzeriamo il counter. Ogni volta che fa una domanda voi ridete, scherzate, il contatore parte e il candidato perde tempo. Vi prego di tacere un attimo e far rispondere Risi in 20 secondi. Il dottore Sabato ha posto una questione molto seria che io lo ringrazio per averla posta all'interno di questa trasmissione. Ci sono milioni di euro di debiti, alcuni fuori bilancio, alcuni non fuori bilancio, credo che siano 4-5. Io credo che ovviamente rappresentano un problema, prevedo sostanzialmente due ricette. Innanzitutto una ricetta che prevede due punti, innanzitutto una riduzione degli sprechi. Io credo che dobbiamo ridurre gli sprechi della nostra amministrazione, almeno possiamo farlo di 6-700 mila euro l'anno. Seconda ricetta. Secondo punto, è chiaro, bisogna prevedere un
un piano di rientro. Io ritengo, anche per averne parlato con i dirigenti, che sia possibile farlo in 3 anni. Benissimo, e quindi in questo modo in intendiamo fare fronte. Allora, no, no. Allora, prego. Io sono Gianluca Andiamo su di lui, prego. Io sono Gianluca Inguscio, sono candidato consigliere per la Puglia prima di tutto. Le vorrei chiedere una cosa. A De Pascalis. A Giancarlo De Pascalis. Lei prima ha parlato di smaltimento del pergolato, no? A me mi riguarda in prima persona, perché io rappresento la famiglia della ditta Inguscio, che lavora con lo smaltimento del pergolato. Però voi siete quell'amministrazione che a noi non ci avete mai dato la possibilità di poter partecipare ai vostri bandi di gara. Avete sempre preferito le ditte esterne, invece di pensare che avete all'interno della vostra città delle ditte che tranquillamente, a costo normalissimo, avrebbero potuto far risparmiare tantissimi soldi al comune di Nardò. E vi spiego anche perché. Perché noi ai vostri bandi di gara non abbiamo mai potuto partecipare. Perché richiedevate fatturati di milioni di euro, fideiussioni di svariati milioni di euro, cosa che noi non potevamo permetterci neanche di... E avete sempre preferito le ditte esterne. Grazie. Poi chiedo scusa un attimo. Grazie. Essendo una persona di sport, vorrei rispondere all'amico Danilo Inglese, perché siamo chiamati in causa tutti e due insieme. Sia Marcello Risi che Giancarlo De Pascalis sono quell'amministrazione che ha lasciato le strutture sportive, come le palestre comunali, delle scuole comunali, ce le ha lasciate non a norma, il palazzetto dello sport. Allora... De Pascalis, perché non avete mai concesso, riferisce ovviamente al periodo in cui lei è stato in amministrazione. Sempre un fatto per chiarezza sempre dei cittadini, innanzitutto essendo un tecnico, essendo un architetto, basta la domanda, ritengo di dover dire che sono sempre stato attento alle aziende neritine e a fare in modo di far lavorare, di lavorare con aziende neritine, quindi conosco la ditta a cui fa riferimento il candidato del centrodestra, però non è una competenza del comune di Nardò. Il percolato viene fatto con bandi che vengono fatti dalla provincia di Lecce, quindi dovrebbe rivolgersi al presidente Galbellone e dire sì, attenzione, mi faccia dire al presidente Galbellone e soprattutto dall'alleato che hanno la gestione della questione dei rifiuti della discarica. Lo so, ma la televisione c'ha dei tempi. E ribadisco ancora una volta che vadano a controllare quante volte il percolato viene aspirato dai tunnel. Grazie. Che stanno per otturare. Grazie. 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 Basta. Basta, per favore, basta. Chiuse le domande dal pubblico, erano due per coalizione, avete parlato tutti. Adesso chiudiamo, veramente in breve, la domanda fatevela fra di voi. Cos'è che non vi siete chiesti, cos'è che vi incuriosisce l'uno dell'altro? Come volete mettervi in difficoltà l'un l'altro in questa campagna elettorale? Come la facciamo? La facciamo in ordine alfabetico? C'è un primo che si offre volontario? Per me è uguale. No, allora scelgo io, andiamo così. De Pascalis, faccia la sua domanda a Risi domanda alla Bruno. La domanda, brevissima, è proprio slogan. Sì, slogan, io sono molto semplicistico anche nel linguaggio. Alla dottoressa Bruno vorrei chiedere, il suo slogan è una donna libera. Ieri, da quello che mi dicono, in Piazza Salandra c'era personaggi di grande spessore politico che venivano tutti da fuori. È mai possibile che una donna libera debba farsi dire da qualcun altro di essere candidata a sindaco, cioè da Maglie, da Cavallino e da altre città, e non fare in modo che fosse scelta dalla base politica dei cittadini? Sentiamo la risposta. Rispondo. Mi è stato... Ma se mi fate rispondere... Lasciamo stare Miss Italia, poi se volete ve la giocate dopo Miss Italia. Mi è stato proposto di candidarmi e io liberamente ho risposto sì. Lapidaria, va benissimo. Risi vuole porre una domanda a De Pascalis o a Bruno? Silenzio. Cioè, più che... È una curiosità che... Una curiosità. Voglio fare una domanda all'architetto De Pascalis, che è questa. Noi due siamo stati entrambi vice sindaci delle precedenti amministrazioni. Io sono stato vice sindaco dal 2002 al 2007, tu ci sei stato nell'amministrazione successiva. Perché fai finta di esserti trovato lì per caso?
Aspettiamo la fine esultanza per questa domanda. Non ho sulla... Signora, la prego. Io nella mia... De Pascalis, la risposta, silenzio per favore. Nella mia vita, caro direttore, caro Marcello, nella mia vita naturale e nella mia vita politica non mi sono né vergognato né mai posto dei problemi rispetto alle scelte fatte. Mi sono sempre preso la responsabilità e su quei due anni devo dire che mentre qualcuno cercava di spendere i soldi, io ho lavorato sulle politiche comunitarie facendo arrivare una caterva di soldi che oggi peraltro sono fermi in regione e che dovrebbero essere consumati per il Comune di Nardò. Dottoressa Bruna, chi vuol fare la domanda dei due? Io non devo fare la domanda. Lui deve farla a me. Un attimo, andiamo con ordine. Lui ne ha fatta una, lei ne ha fatta una. E poi ma io vorrei fare la stessa a tutti e due. Secondo voi chi verrà al ballottaggio con me? La tenga a mente, avvocato. Allora. Buoni, la domanda era, dei due chi verrà al ballottaggio con me? A tutti e due, vediamo che cosa pensa Marcello e che cosa ne pensa Giancarlo. Giancarlo prima, Giancarlo De Pascalis. E se vincessi al primo turno? Bravo! Risi. Io apprezzo la simpatia della dottoressa Bruno, questo anche se... Lo dico sinceramente, una domanda. Però insomma, è bene rispettare gli elettori, avere rispetto dei cittadini prima del voto. Quindi io ho fatto tante campagne elettorali. Io non sono di quelli che fanno a gara dire chi è più nuovo. Io se si fa la partita di chi è più nuovo arrivo ultimo. Ho fatto tante campagne elettorali e insomma, sono stato abituato in tanti anni di battaglia a rispettare i giudizi dei cittadini. Lei, la domanda alla dottoressa Bruno, e penso che abbiamo... No, io a Marcello Risi. Ah, ne manca la sua Risi, ok. La domanda di Risi alla dottoressa Bruno. La dottoressa Bruno, dico questo, che è una domanda, insomma, anche un po' un modo per ripartire. Io, se sarò amministratore, nelle forme in cui lo sarò, mi impegno, quando sarà opportuno per difendere gli interessi della nostra città, a prendere posizione anche contro esponenti nazionali e regionali del mio schieramento. Ecco, la dottoressa Bruno, se la sente di prendere lo stesso impegno? Sì, assolutamente. La considero una cosa positiva. La considero una cosa positiva. Giancarlo De Pascalis a Marcello Risi è l'ultima, vero? Sì, una battuta rispetto a quello che è stato detto. Sì. Vediamo domani sera quando viene il ministro Fitto se è d'accordo con quello che ha detto adesso la dottoressa Bruno. Perché io ho qualche dubbio. Guardi. Se la città verrà amministrata da noi e da me. Quindi resterà così questo stato di cose. No, anche perché una cosa. Il nostro telegiornale chiederà al ministro Fitto questa cosa. La dottoressa Bruno si è dichiarata libera anche di andarle contro se dovesse prendere una decisione ritenuta impopolare per Nardò. Guardi, non impopolare, antipopolare. Perché è una cosa diversa. Giusto. A volte alcune decisioni forti risultano antipopolare. Necessariamente vediamo impopolari. Che risponde, la manderemo in onda, non è che le do privatamente insomma la risposta. Allora, la sua domanda a Risi. Io vorrei chiedere all'avvocato silenzio. All'avvocato Risi. Nella sua coalizione ci sono delle liste o dei partiti che hanno delle scelte sull'ambiente diverso rispetto ad altre. Per esempio, il porto turistico, lo vuoi fare o non lo vuoi fare? Sulla questione del nucleare, sei d'accordo o non sei d'accordo? Perché mi sembra Grazie. Che ci sono delle parti Avvocato che Risi, non sono molto... La prego di essere brevissimo, proprio un sì o no. Porto turistico lo vuole fare o no? Guarda, il flash, non brevissimo, flash. Proprio flash. Nucleare non se ne parla neppure. Porto turistico non mi sembra che sia una sciagura come il nucleare, quindi discuteremo. Grazie a tutti, grazie a Giancarlo De Pascalis, grazie a Marcello Risi, grazie ad Antonella Bruno. Ricordiamo che Ronzino del Movimento 5 Stelle non è venuto perché ha faticato per la serata di ieri di Beppe Grillo ed era particolarmente stanco e non ce l'ha fatta a venire. Saluto e ringrazio per la civiltà e la passione il pubblico in studio di Nardò. Ci vediamo giovedì prossimo, linea TG.
Open è stato presentato da Filanto, Biologica, esperienza e competenza al servizio dell'ambiente, Salento Doc, per la crescita economica e sociale del Grande Salento, Cantine Due Palme, l'eccellenza dei vini del Salento, Geotech Ambiente, l'ecologia al servizio dell'ambiente.